Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books e buon Feminist Friday a tutti voi. Oggi trattiamo un argomento abbastanza spinoso perché, come tutti i Feminist Friday, non possiamo mai accontentarci di quello che già abbiamo, ma evisceriamo ogni questione. Quello di cui volevo parlarvi oggi è un tema che mi sta frullando per la testa proprio per quello che sarà l'esempio letterario di cui parleremo un po' più avanti nel video. Comunque, girl power o femminismo, o girl power contro femminismo, quale delle due è il termine corretto? Sono sinonimi? È giusto utilizzarli entrambi alla stessa maniera? Vedremo insieme. Come sempre, vi ricordo, se volete dare una mano al mio canale, se quello che creo come contenuti vi piace e vi interessa, mi raccomando, iscrivetevi. Seguite i miei video, guardateli, insomma, e supportateli con un pollice in alto, qualche commento, condividendolo, facendo sapere che il mio canale esiste, insomma, perché date davvero una mano a quello che è il mio processo di creazione di contenuti e supportate il mio canale in maniera molto, molto, molto importante. Vi ringrazio ovviamente se già lo state facendo. Passiamo all'argomento di oggi. Girl power o femminismo? È la stessa cosa? Secondo me, assolutamente no. Il girl power spesso viene usato come sinonimo di femminismo o come sostitutivo. Dopo ci arriviamo. Ma il girl power non è assolutamente sinonimo di femminismo. Il girl power ha fatto parte della terza ondata del femminismo, che si colloca più o meno all'inizio degli anni 90, fine anni 80, nel quale diciamo il tema principale portato avanti, o uno dei tanti temi portati avanti dalle femministe all'inizio degli anni 90, era proprio quello della richiesta di avere un potere, avere ruolo, avere rappresentanza. Avere a disposizione il potere di decidere anche su di sé, sul proprio corpo, sulle proprie scelte, eccetera, perché chiaramente stiamo parlando di un contesto politico e sociale, vorrei dire molto diverso, non è così, però diverso sicuramente rispetto a quello attuale. Una delle prime volte in cui è proprio stata usata la parola girl power, devo dire con grande piacere che è attraverso le Bikini Kill, che sono un gruppo punk rock di inizio anni 90, guidate da Kathleen Anna, Santa Donna, e che hanno fondato una fanzine proprio chiamata Girl Power, e nel quale affrontavano ovviamente diversi temi riguardanti il mondo femminile e la presa di coscienza, soprattutto anche per promuovere l'ottenimento di parità di diritti per le donne. In più, proprio uno dei loro singoli proprio parla di girl power e di ribellione, eccetera. Un'altra accezione che viene fatta della parola girl power è girl, scritto GRRRL, perché proprio fa parte del movimento delle Riot Girls di quel periodo e che si è protratto negli anni 90. Ovviamente questa, come vi dicevo, è una fase. E il girl power poi è stato addirittura amplificato ancora di più, diventando un prodotto pop, quindi che è entrato nella cultura popolare, grazie ovviamente alle Spice Girls e a tutta quella cultura anni 90 molto legata al pop, che ha preso dal punk rock questo motto, facendolo e trasformandolo per le masse o comunque accolto da tutti. Quello che si può vedere sicuramente sono meno temi riguardo al girl power. Che possiamo definire pop, meno temi, più slogan, sicuramente che quella è stata una caratteristica dell'ondata del girl power di metà anni 90, e secondo me abbiamo anche assistito a una sorta di versione un po' più soft, accettabile riguardo ai temi invece che erano partiti dal basso insieme alle Riot Girls. Questa ovviamente però è una mia opinione personale, poi secondo me è validissimo comunque ogni sostegno al girl power. Purtroppo a volte ha subito anche tanti episodi di sessualizzazione, perché con la scusa del girl power abbiamo spogliato tante donne, non che questo sia sbagliato ovviamente, ma le abbiamo spogliate a fini commerciali, non a fini ovviamente di emancipazione personale. Queste sono però più mie considerazioni. Qual è però il problema legato alla parola girl power? O c'è un problema legato alla parola girl power? Secondo me la risposta invece in questo caso è sì. Perché spesso io vedo usato la parola girl power come un sostitutivo di femminismo, che già dal punto di vista etimologico è sbagliato, ovviamente.
anche perché in teoria dovrebbe suonare più forte rispetto a femminismo, perché ragazze al potere o potere alle ragazze, che è un po' distante dal concetto di parità invece che si prefigge il femminismo. In più, la cosa che a me pare molto 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 sbagliata è utilizzare girl power come sostituto di femminismo, perché femminismo è una parola che in qualche modo crea delle barriere o che ostacola la riuscita di qualsiasi prodotto. Perché, come vi dicevo nella primissima puntata del Feminist Friday, femminismo è una parola che fa paura perché si ricollega a donne urlanti, pazze, che gridano e vogliono vendetta e vogliono uccidere tutti gli uomini perché loro devono salire al potere. Cioè, innanzitutto quello non è femminismo, sono solo persone che hanno le loro idee, che porteranno avanti quelli che sono i loro interessi personali, mentre in realtà il femminismo auspica alla parità. Su questo spero che sia chiaro. Dopo tutti questi video che sto girando, spero che sia abbastanza chiaro. In ogni caso, perché è un problema usare girl power? Perché più continuiamo ad usare le parole che nascondono quelle corrette, perché ovviamente dire femminismo può fare paura perché la gente ha un preconcetto sul femminismo che è sbagliato, continuiamo a delegittimare il vero significato delle parole. Femminismo uguale parità, su questo non ci deve piovere. Ma se noi continuiamo a non usare la parola femminismo e a non dire che siamo femministi, ma anzi che crediamo nel girl power, continuiamo a spostare il problema, cioè il problema non è che il femminismo è sbagliato, il problema è come viene applicato da alcune persone o come alcune persone interpretano il femminismo. E non è ovviamente una posizione corretta, però quella che viene attribuita al femminismo. E adesso vi parlo ovviamente di un libro che avete già visto in una puntata precedente del Feminist Friday, ovvero di Moxie di Jennifer Matthew. E il motivo per cui io oggi sono qua a parlarvi di Girl Power è per la sua traduzione italiana. Io sono molto 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 arrabbiata ovviamente per questa traduzione, vi spiego brevemente perché. Moxie verrà tradotto in Italia per Mondadori, credo, e non è ancora decisa la data di uscita. Ovviamente io sono felicissima che questo succeda e sono molto 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 felice di aver portato sul canale una delle prime recensioni, credo in Italia, se non la prima recensione in Italia di questo libro, e di averlo promosso così tanto, perché è davvero un libro che io ho amato e che spero che leggiate sia in inglese che in italiano. Insomma, anche in inglese è abbastanza accessibile. Spero che in italiano venga tradotto bene e ne sono abbastanza certa. Sono un po' meno certa del titolo. Il titolo scelto per la versione italiana di Moxie è Girl Power, la rivoluzione inizia a scuola. Credo personalmente che sia un titolo che davvero crei una barriera molto profonda e che continui a sottolineare come sia più accettabile dire girl power che femminismo. Sicuramente girl power è uno dei temi dentro Moxie, perché la protagonista Vivian riscopre un passato della madre che non conosceva e che aveva a che fare proprio con le Riot Girls. Quindi sicuramente in Moxie la parola girl power è più che legittimata, perché rispetto a tanti altri invece viene usata. Allo stesso modo a me sembra molto, questa poi è un'opinione personale, questa è più una discussione che altro, siete liberissimi di dissentire da me, anzi dirmi che stai a dì. Per me è abbastanza evidente come sia più facile utilizzare la parola girl power e come questa suoni meglio rispetto alla parola femminismo. Al di là del fatto che secondo me Moxie è un bellissimo titolo e che non avrebbe sicuramente allontanato le persone dall'acquisto. Non riesco, Moxie è proprio bella come parola, secondo me, però va bene. In italiano può non essere compresa perché Moxie è proprio tipo quella che ha coraggio, quella che non ha paura di, insomma, e non è tanto ovviamente percepibile in italiano, ma allo stesso tempo girl power non vuol dire proprio la stessa cosa. Vabbè, in ogni caso. Quindi la cosa che trovo un po' fastidiosa è come ogni volta, invece che soffermarsi proprio sul tema del femminismo, continuiamo a spostarlo su girl power, perché girl power è socialmente più accettato che femminismo, perché è una parola abbastanza innocua, in fondo è un prodotto pop, girl power. Non è visto come un prodotto che all'inizio degli anni 90 portava a bloccare intere città per le manifestazioni o dove sul palco venivano lanciati assorbenti contro il pubblico proprio per legittimare anche la discussione sul ciclo mestruale e per abbattere altre barriere che sono state fatte da un sacco di persone e che si sono impegnate socialmente. Perché poi è diventato quello delle Spice, per intenderci, ok? Che
per l'amor del cielo, più che legittimo, anzi, io ero una grande fan delle Spice, quindi è anche stato uno dei motivi per i quali ho sempre sostenuto il femminismo. Perché questa traduzione, tra l'altro, poi la rivoluzione comincia a scuola come sottotitolo, noi sti sottotitoli, ma vabbè. Però, prima di arrivare alla questione. Secondo me, come vi dicevo anche nel video sui consigli che vi linko giù nell'info box, nei 5 consigli di cose che potete fare voi per il femminismo, dite che siete femministi, non abbiate paura di usare la parola femminismo, perché più le persone ascoltano e sentono che ci sono persone che dicono io sono femminista, dando un esempio che sicuramente non equivale a donna che grida in strada, che vuole assolutamente trucidare tutti gli uomini del mondo, che cerca anzi magari il dialogo e che cerca di discutere di temi in maniera efficace, non in maniera chiaramente aggressiva, è un modo anche per sostenere la questione del femminismo. Più persone capiscono che il femminismo uguale parità, uguale l'ottenimento di diritti e uguale anche la legittimazione di come ci sentiamo, ci percepiamo, l'accesso alle stesse possibilità, insomma, questi sono i temi del femminismo. E invece usare girl power è sempre un po' un espediente. E a me dispiace moltissimo, perché è sempre un escamotage, è troppo facile, è troppo facile. E tra l'altro, secondo me, in generale questo titolo creerà un po' di barriere. Io spero che comunque voi lo leggerete e che apprezzerete Moxie tanto quanto l'ho apprezzato io, anche perché è una bellissima introduzione al femminismo, secondo me. È una storia che racconta come sia facile e come sia possibile per tutti avere una parte attiva nella questione femminista, interrogarsi sulle difficoltà, su quello che viviamo tutti i giorni, su come affrontarli. Insomma, io vi consiglio di leggere Moxie, in italiano e in inglese non importa, però iniziamo a usare le parole corrette, le parole giuste perché hanno un significato. Femminismo uguale parità. Su questo non ci piove. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa, della questione girl power versus femminismo, se siete d'accordo con me o se siete totalmente in disaccordo, non c'è problema, discutiamone giù nei commenti, insomma. Io vi ringrazio per aver visto questo video, per essere stati con me in questo Feminist Friday. Vi ricordo che sia qua dove è uscito il video, sia su Instagram, dove se postate una foto io sarò felice di ripostarla e di far sapere a tutti che voi fate parte del Feminist Friday. In ogni caso trovate tutti i link giù nell'info box. Vi ringrazio molto per questa rubrica, noi ci vediamo a venerdì prossimo per un altro Feminist Friday. Per il resto, al prossimo video. Ciao!